5.385.000 euro la somma impegnata nell'ambito delle risorse del patto per il Molise per la messa in sicurezza ed adeguamento delle strade provinciali, questa volta dell'area del cratere. 12 interventi, tra cui il più importante sulla SP159 Bonefro-Biferno per 2.350.000 euro. Un percorso necessario, hanno sottolineato vertici regionali ed amministratori comunali presenti oggi a Palazzo Vitale per fare il punto della situazione. Lavori indispensabili per scongiurare l'isolamento di alcuni territori ed in questo senso, dopo un'attenta concertazione tra regione e sindaci, è stata data la priorità ad interventi sulle strade provinciali piuttosto che su quelle comunali. Sono infatti ridottissime le risorse destinate alle infrastrutture in questione, soprattutto dopo la riforma delle province. In ogni caso i fondi stanziati sono già disponibili ed è quindi possibile procedere con gli appalti. La continuazione di un progetto che è cominciato con l'area del Trigno, oggi prosegue con l'area del cratere, con i sindaci che propongono una programmazione di viabilità sul loro territorio molto corretta, integrata, perché spesso questa viabilità interessa più comuni, e che lo fanno di concerto con la regione. Non ci sono più rapporti singoli, sono rapporti per aree, e vedo che è molto apprezzato, ma soprattutto matura molto i rapporti tra amministrazioni pubbliche. Sono 12 interventi, 11 comuni, in un importo di 5.380.000. In questo modo riusciremo a rendere ottimale la spesa piuttosto esigua che abbiamo sulla viabilità minore, 36 milioni, che abbiamo, come sapete, all'interno del patto per il Sud.